Salve a tutti e benvenuti a Sicilia Misterica. In questa puntata introdurremo delle novità, tra le quali la conduzione. Le altre le scopriremo durante la trasmissione. Oggi ci troviamo a Sperlinga, un piccolo paese in provincia di Enna, e quindi siamo nel cuore della Sicilia. Questo piccolo paese è entrato nella storia della Sicilia per la guerra del Vespro. Noi oggi il dottore Lorenzino, esperto di storia locale. Salve! Ci potrebbe spiegare l'importanza che ha avuto Sperlinga nella storia della Sicilia? Ma più che importanza è la fama che ha avuto Sperlinga ed è legata ai Vespri siciliani, cioè al 1282, quando i siciliani si sono un po' ribellati al dominio angioino e quindi hanno infierito contro i francesi. È stato l'unico castello della Sicilia a non combattere i francesi. Da cui la famosa scritta Quod siculis placuit, sola Sperlinga negavit. Ciò che piace o che piacque ai siciliani, solo Sperlinga negò. D'altra parte, facciamo notare che il paese di Sperlinga non esisteva. Esisteva solo il castello e quindi la fortezza. Conseguenza, chi era all'interno del castello era una guarnigione francese, la quale non poteva fare altro che arrendersi, chiudersi dentro, scappare. Ha preferito arroccarsi all'interno e l'assedio è durato più di un anno. Dopo quasi 15 mesi si sono arresi. Questo è il contesto. Questa, diciamo, è leggenda o è storia? Questa è storia ed è stato dimostrato da Michele Amari, che a metà dell'Ottocento ha pubblicato dei documenti provenienti dal Regio Archivio di Napoli, dove si dimostrano con nome e cognomi il fatto. E questo castello a che epoca risale più o meno? Il castello è del periodo normanno, quindi 1100-1150, però costruito su un preesistente sito rupestre, perché come si può notare in parte è scavato, però scavato in epoche molto antiche, in parte è costruita. La parte costruita, quindi il castello vero e proprio, è del periodo normanno. Dunque, questa è l'entrata principale del castello ed è la parte più antica che è rimasta. Ed è probabilmente ristrutturata dopo il Vespro siciliano, perché dopo la resa della guarnigione angioina, praticamente il re Pietro d'Aragona ha punito i proprietari del castello, quindi il castello, ed è in parte stato demolito. Evidentemente subito dopo è stato ricostruito, perché era un centro molto importante per il controllo della zona. E proprio sopra quest'arco a sesto acuto c'è la famosa scritta di cui abbiamo parlato, però la scritta non è coeva ai fatti, ma è postuma e significa che è del 1597, che coincide con la data della licenza populandi da parte del re di allora al principe Natoli, che era il proprietario del castello. Possiamo notare un sistema molto ingegnoso, che la raccolta delle acque per uso interno, ovviamente, che dovrebbe risalire al periodo arabo. Gli arabi erano bravi a fare queste opere di canalizzazione, i mulini d'acqua, eccetera. Cioè l'acqua di tutta la parete del castello veniva raccolta con questa semplice canaletta in una vasca
da cui poi veniva utilizzata per tutto l'anno, cioè in inverno si raccoglieva, ovviamente non c'era il fabbisogno che c'è oggi di acqua ed era sufficiente per tutto l'anno. Allora, il toponimo Sperlinga, l'origine del nome del luogo, da dove deriva? Allora, Sperlinga deriva dal greco spelonca, che significa grotta. Poi attraverso la mediazione latina si è giunta all'attuale Sperlinga. Quindi se noi abbiamo dei documenti attestati all'inizio del 1100 col toponimo Sperlinga, evidentemente già allora ce n'era abbastanza grotte. D'altra parte tutte le grotte che poi sono state riutilizzate in un secondo tempo e non solo, ma ancora scavate nel periodo successivo, fino al 700 qualcuno scavava delle grotte perché servivano come magazzino, come ricovero per animali. E, tornando indietro nel tempo, molte grotte per lo più all'inizio erano utilizzate per usi funerari, tant'è vero che ci sono molte tombe a forno che sono tipiche del periodo siculo e poi molte tombe ad arco solio che sono del periodo paleocristiano. Questa stanza, diciamo, chiamiamola così, circolare, con queste credo devono essere dei portacandelle, delle nicchie. È un problema. Che cosa sono queste nicchie? Perché sono state costruite? Intanto sono 12, sono coppie, la cui distanza da una coppia all'altra aumenta man mano che si va da questo lato in poi. Problema: che cosa erano in origine? È probabile che siano dei luoghi di culto o comunque legati al luoghi funerari. Questa è un'ipotesi che facciamo noi, che fa qualche archeologo, però... Quindi questo luogo è preesistente al castello? Questo, sia il luogo, le nicchie, sia tutto l'ambiente ipogeo che c'è. Evidentemente è stato riutilizzato, forse con destinazione d'uso diverso dall'originanza, senz'altro. Che ogni periodo lo adattava alle proprie necessità. Allora, in questo ambiente, proprio dove ci siamo noi, e come si può vedere anche guardando il muro, c'erano delle celle che costituivano il carcere del castello. Perché un carcere nel castello? Perché il paese, che era di recente formazione, era un paese infeudato, dove comandava a tutti gli effetti il feudatario. Il dottore Lovinzino ci mostrerà la parlata gallo-italica, perché nel comune di Sperlinga e altri comuni dell'Interland, ma non solo, non si parla il dialetto siciliano classico, ma un dialetto particolare che viene definito gallo-italico. Perché gallo-italico? Gallo-italico è la Gallia Cisalpina, quindi è sinonimo di Nord Italia, quindi Lombardia in particolare, Basso Piemonte e Monferrato. Dunque, di tutte le cose che ho detto, spero che qualcosa vorreste in testa. A questo punto una domanda voglio fare. Perché Sperlinga è conosciuta in tutta la Sicilia e magari fuori? Benissimo, con questo quesito vi salutiamo e alla prossima puntata di Sicilia Misterica.